magari in futuro potrei fare anche un video impressioni dopo un tot di tempo, oppure una videoprova per farvi vedere come funziona questo telefono. Sì, come no. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Sono passati più di 2 anni da quel video e che è diventato il video più di successo del mio canale, infatti ha raggiunto le 10.000 visualizzazioni, ma vabbè. Purtroppo il mio Sony Xperia Z3 Compact mi sta abbandonando dopo i suoi 2 anni di garanzia. L'ho mandato una volta in riparazione perché appunto la guarnizione di uno sportellino si stava degradando, non mi riusciva più a chiuderlo bene. Infatti, dopo ho comprato la docking station per la ricarica magnetica. Infatti, tra le recensioni era scritto che era consigliabile utilizzarla per non stare tutte le volte ad aprire e chiudere lo sportellino, cosa che effettivamente è successa. Mi sta abbandonando, batteria, vabbè, non dura più, diciamo, arrivo a fine giornata, ma rispetto ai grandi record dell'inizio non sono più niente, e il touch a Capodanno mi è caduto e il touch non funziona più tanto bene, anzi sta andando sempre più a peggiorare. Infatti ci sono delle zone dello schermo che proprio non ne vogliono sapere di rispondere. Quindi, come piangendo questa grossa perdita, perché ragazzi questo è stato il mio miglior telefono che ho mai avuto, questo non si transige. Dalla critica mondiale è comunque stato definito il miglior compact di sempre, del suo periodo e di sempre. Forse l'XZ1 Compact l'ha superato, diciamo. Ma appunto, mi è sempre, diciamo, questo è un 4 pollici e 6 HD e diciamo ho voluto passare a un Full HD, sinceramente, vedendo gli altri telefoni, insomma, mi rimaneva un po' qui il mio. Quindi, come si evince dal titolo del video, sono passato a un Xperia XZ1. Ed eccolo qui, il nuovo top di gamma della Sony, preso su eBay a 500 € rispetto ai 700 di listino suoi, quindi un prezzo, diciamo, abbastanza decente. È stato distribuito, se non mi sbaglio, settembre-ottobre dell'anno scorso, quindi vabbè, ci sta. C'erano anche dei prezzi un pochino più bassi, però arrivavano da Hong Kong, tipo dual SIM, queste cose un po' strane, quindi ho preferito evitare, l'ho preso da un negozio di Bergamo, garanzia italiana, SIM free, no brand, tutto a posto, e quindi meglio così, mi sono sentito più tranquillo sinceramente. E purtroppo, lo sappiamo, il sito di Stocchisti ci ha abbandonato, quindi bisognava andare su altri lidi. Tipo su Amazon veniva tipo 10-20 € in più. Ma bando alle ciance, insieme ho comprato anche, queste su Amazon ovviamente, due cover e una pellicola che andiamo a vedere subito. Eccoci qua ragazzi, queste sono le due cover e la pellicola che ho preso in totale per una spesa di 25 € su Amazon, quindi totale totale 525. Ma partiamo con la pellicola, che è di questa marca, la Protect, che ho imparato a conoscere nel corso del tempo. Infatti la pellicola che è sulla Sony con cui sto registrando è la medesima. È, diciamo, una pellicola di nuova generazione, in quanto è una pellicola di vetro temperato sempre, però flessibile, come potete ben vedere. Eccola qui. E magari appunto la pellicola in vetro temperato è la migliore che si può chiedere. Però, diciamo, ha l'unico difetto, se vogliamo, che è quella di essere un po' troppo spessa, magari. Questa dice di essere, insomma, dura quanto quella normale, però appunto è più sottile e flessibile, quindi molto più elegante, diciamo così. Passiamo alla cover, quella da battaglia per tutti i giorni, e è, diciamo, la classica con il design AS, che è una delle cover più famose di sempre, praticamente chiunque l'ha usata. Ed eccola qua. È in TPU, quindi tipo silicone, ma non è proprio silicone. L'hanno, diciamo, rinnovata, perché quella vecchia era così, diciamo, ancora più semplice,
con qualche zigrinatura, così, però diciamo molto semplice. Questa l'hanno fatta, l'hanno rinnovata con questo nuovo design tipo in fibra di carbonio, una cosa del genere, e mi piace molto, molto carina. Non ho trovato tanti colori a dispetto di quella vecchia, ma appunto magari ho optato per la trasparente per magari far vedere meglio il colore del telefono. E poi arriviamo alla cover, quella seria, quella elegante. Diciamo, sono rimasto su... praticamente è uguale a quella che avevo prima. Nel senso che è... questa è quella vecchia, che è in bambù, con questa fantasia della rosa dei venti, dei quattro punti cardinali. E mi è piaciuta veramente molto, ma veramente tanto tanto. Poi io sono un patito del legno, quindi tanta roba. Qui questo è il danno provocato dalla caduta di Capodanno e niente, quindi praticamente è uguale, solo che in bambù non l'ho trovata, ma appunto questa è in legno normale, è un legno di palissandro, quindi è un po' più scura, diciamo proprio colore legno, però anche questa è tanta roba. Mi sembra a suo favore un po' più sottile rispetto a quella vecchia. Quella vecchia diventava proprio un bel mattone. Poi comunque anche questo telefono è più sottile rispetto a quello mio vecchio, quindi risulta tutto un po' più sottile. Questa è veramente bella comunque. Si vede proprio le venature del legno, che chissà se sarà del legno vero, però ecco, l'idea è quella, dai. Qui purtroppo non è colorato come tutto il resto della cover, però chi se ne tanto... è l'interno, non lo vedrà mai nessuno, e tanta roba, molto liscia, mi piace veramente molto. Ma bando alle ciance, arriviamo al telefono effettivo. Questa è la sua scatola, di un bel bianco brillante, con la classica X di Xperia, un po' traslucido, tutta completamente bianca. Io il telefono, non l'ho ancora detto, è un cosiddetto Moonlight Blu. È un blu scuro, diciamo, il compact è più simile a quello vecchio con una specie di verde acqua, via. Questo è il modello G8341, che sarebbe quello per il mercato europeo, sì, europeo, mentre l'8342 è per quello americano e l'8343 è per il Canada. Boh, cose strane, a regola in Canada hanno regole diverse. Questo è il retro con tutte le varie caratteristiche che andremo a vedere via via. Qui l'ho già tolto, ragazzi, ma vi assicuro che non l'ho ancora aperto, devo ancora vederlo il telefono. Quindi andiamo insieme, finalmente, a scoprire questo nuovo Xperia insieme. Si è ribaltato tutto. Ed eccoci qua, in tutta la sua bellezza, l'Xperia XZ1. Ma andiamo a vederlo dopo, ovviamente. Vediamo che cosa c'è sotto. Qui abbiamo, penso, manualistica e il cavo USB di tipo C. Infatti abbiamo una guida introduttiva in italiano. Attenzione, perché a me i telefoni mi sono arrivati sia l'Xperia T che questo Z3 Compact, mi sono arrivati sempre con le guide tipo in tedesco, non so perché. Questi sono in inglese e niente, la conformità. Quindi top, italiano e inglese. E qui abbiamo il, accidente a lui, il cavetto di tipo C, come si può vedere da qui. Veramente carino. Poi sotto abbiamo il caricatore, diciamo simile a quelli vecchi, ovviamente hanno spostato, l'hanno messo sopra invece che al lato, se non mi sbaglio, questi nuovi Sony. Ok, e poi le cuffie, che, attenzione, non sono in ear per la prima volta.
finalmente, perché io le in-ear, come sapete, le odio. Abbiamo un connettore placcato oro, il jack 3.5, quindi tanta roba. Vabbè, comunque sono cuffie classiche, ecco, diciamo, un po' retro, diciamo così. Made in Vietnam, tanto non le userò mai, come al mio solito. Ho le mie cuffie dell'Apple che fanno il loro sporco lavoro. Sotto niente. E quindi, vediamo questo Sony Xperia XZ1. Questo Moonlight Blue, veramente elegante. Magari quell'altro era più sul vivace, sull'allegro, per spiccare. Questo è più elegante, diciamo così. Non è in vetro, come lo Z3 Compact dietro, però è questa plastica dura, non saprei dire, molto, molto bella. Quindi, iniziamo subito. È un Full HD 5.2 pollici, è un IPS LCD. E diciamo Full HD, come già detto. Avanti abbiamo una fotocamera anteriore da 13 megapixel, altoparlanti, sensori di luce, LED insomma, per i messaggi, WhatsApp, così, per le notifiche. Di qua al lato abbiamo un solo sportellino, mentre in quello vecchio ce n'erano due, quindi meglio, in cui ci sarà, come ci viene detto qua dalle istruzioni, lo spazio sia per la micro SD che per la nano SIM, che andrà qua giù. Quindi tanta roba, meno sportellini ci sono e meglio è. Infatti questo telefono è certificato IP68, quindi completamente protetto dalla polvere e quasi completamente protetto dall'acqua, con un'immersione massima di 1,5 metri per mezz'ora, se non mi sbaglio. Quindi eravamo di qua, andiamo sotto, abbiamo il connettore USB di tipo C, secondo altoparlante, sopra il jack da 3,5, primo non altoparlante ma il microfono. Ok, mentre sotto di qua abbiamo visto, manca da questa parte, abbiamo il classico tasto doppia corsa per la fotocamera. Sony forse è l'ultima rimasta, o l'unica, che ha sempre fatto questa cosa, e per chi insomma lo usa molto per le fotografie è una cosa che ha trovato sempre molto comoda, da usare questo tasto qui invece che andarsi a incespicare con i tasti sullo schermo per fare le fotografie. Quindi tanta roba. Qui abbiamo il tasto sblocco, blocco, accensione, spegnimento, che integra sulla sua superficie il riconoscimento di impronte digitali. E io lo trovo molto comodo, sinceramente, fare così invece che andare a fare così come la maggior parte degli altri device. Lo trovo veramente comodo, direttamente sul tasto qui. Qui abbiamo il tasto, il bilanciere per il volume, che è stato spostato. Prima era sotto il tasto spegnimento e devo dire che così è molto più comodo. Qui dovevi andare a piegare troppo il dito e qui veramente tanto. Qua sui lati ci sono queste decorazioni che penso servino a mascherare le antenne per le chiamate, sia a destra che a sinistra, e qua sotto, qua no perché c'è la fotocamera. Quindi lo schermo l'abbiamo detto. Per quanto riguarda la memoria, abbiamo una RAM da 4 GB, uguale anche sull'XZ1 Compact, uguale così come anche il processore. È uno Snapdragon 835 octa-core con 4 core a 2 GHz e 45, mentre gli altri 4 a 1 GB e 9. Mentre poi abbiamo una memoria interna di 64 GB a dispetto dei 32 del Compact, con un'espansione tramite la micro SD massima di 256 GB. La fotocamera posteriore è un 19 megapixel, quindi inferiore rispetto a quella di Z3 Compact, però permette sia i video in 4K a un massimo di 30 fps oppure Full HD a 60 fps, ma la novità
i video in HD con il super slow motion a 960 fps, quindi abbiamo l'occasione di fare dei video veramente top. Sensore NFC, flash LED e tutto quanto il resto, e anche questo, questa linea verticale penso sempre sia per quanto riguarda le antenne, però diciamo la vedevo male prima, però vista così secondo me ci sta, non è in fuori, anzi sembra, al tatto sembra che non ci sia neanche, quindi veramente top. Questo per quanto riguarda il software è il primo telefono al mondo insieme al Compact che ha ricevuto Android 8 Oreo. È il primo in assoluto, anche avanti rispetto ai Nexus di Google e così via. Quindi veramente un plauso a Sony da questo suo punto di vista. Un'altra novità interessante che c'è in questo telefono, sia anche nel Compact, è la possibilità di fare scansioni 3D di oggetti, sia ad esempio che siano facce o oggetti. Vai lì, fai tutto intorno all'oggetto e ti crea un'immagine 3D che può essere utilizzata addirittura nelle app della fotocamera per creare video divertenti o così, oppure come avatar anche per Microsoft e cose così. Quindi ragazzi, veramente al top. Qui, come avevo detto, abbiamo le caratteristiche e, come già detto, integra una batteria da 2700 mAh, scusate. Quindi tutto un po' volante questa scatola, però carina con queste... Ah, guarda che figata! Cioè praticamente con i quattro lati della scatola ti fanno vedere i quattro colori disponibili per Xperia XZ1. Infatti qui abbiamo il mio Moonlight blu, il nero, il... dovrebbe essere un bianco, però qui sembra più un grigio, vabbè. E poi una specie di rosa arancio. Veramente carina questa trovata della scatola, molto interessante. Quindi ragazzi, questo è veramente tutto. Questo è il Sony Xperia XZ1, il nuovo top di gamma di Sony. Quindi ragazzi, questo era il Sony Xperia XZ1 in tutta la sua bellezza. E sono veramente contento e non vedo l'ora di iniziare ad usarlo, sinceramente. E in questi giorni, non so di preciso quando e non mi ricordo come si chiama, c'è una presentazione della Sony in cui dovrebbero presentare i nuovi top di gamma. E c'è stato, tipo una o due settimane fa, un cambiamento all'ultimo secondo del design del top di gamma. Anche questo XZ1, diciamo, sulla parte frontale è comunque abbastanza simile, l'abbiamo visto, al mio vecchio Z3 Compact. È un po' lo stile Sony che è rimasto invariato da un bel po' di tempo. E a questi molti non piace. Chissà, magari è stato appunto modificata questo design e svecchiato un po'. Quindi sono un po' curioso sinceramente di vedere cosa hanno tirato fuori. E magari, chi lo sa, questo potrebbe essere venduto dopo poco tempo per comprare quello nuovo, chi lo sa. Io di solito queste cose non le faccio, però se veramente mi potrebbe interessare e piacere, chi lo sa, non so cosa potrebbe succedere. Quindi ragazzi, con questo è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video e che vi sarà piaciuto come il suo precedente. Non so quando ci sarà il prossimo video, ma ci sarò. Ciao a tutti ragazzi!